Cosa ha fatto cioè Machiavelli? Ha per la prima volta nella storia della letteratura ha scritto un saggio, cioè il suo non è più un trattato, è un saggio. Non è più un trattato come erano trattati quelli medievali e anche quelli umanistici, cioè un trattato che parte da una verità generale, da una autorità precostituita e poi, sulla base di questa autorità e di questa verità precostituita, deduce certi comportamenti che deve avere un principe. No, l'atteggiamento di Machiavelli è esattamente l'incontrario. Non parte da nessuna autorità. Machiavelli non fa questo, non fa un trattato che parte da una verità religiosa, come per esempio la monarchia di Dante, ma neppure fa un trattato come erano quelli quattrocenteschi, come erano quelli moralisti, come erano quelli umanisti, che partivano da un moralismo laico, diciamo, no? E dicevano queste devono essere le virtù del principe, scrivevano i cosiddetti speculum principis, ce ne sono diversi nel 400. Anche questi partono da delle verità, da delle qualità di tipo morale e religioso che deve avere il principe. E invece Machiavelli non fonda la propria scrittura su nessuna precedente autorità, ma solo sulla forza del pensiero e sulla forza della scrittura. Questo è il saggio. Il saggio non si basa più su delle teorie, su delle verità a priori, ecco. Ma il saggio nasce invece dal coraggio di sostenere una tesi personale. Questa tesi personale è basata poi su due elementi, sull'esperienza della vita e sull'esperienza delle scritture altrui, cioè sulle letture. Machiavelli ha avuto un'esperienza di vita in quanto si è occupato di politica, ha letto, per esempio ha letto Tito Livio, ha letto gli autori classici e sulla base delle proprie letture, sulla base delle proprie esperienze, può fare delle affermazioni può scrivere un saggio, appunto, cercando di dimostrare una tesi, non appoggiandosi su un'autorità precedente, ma basandosi esclusivamente sulla forza della propria scrittura.